intorno agli attrattori, e questo però è quasi una strumentalità, il fatto che ci sia l'attrattore, nascano imprese che siano anche aziende, quindi abbiano una dimensione economica forte, consolidata, che vada, che abbia anche una durata, una vita economica lunga. Stiamo cercando di dare le risposte giuste. Con le regioni abbiamo intessuto un dialogo produttivo nell'ambito della gestione, dell'ultima parte della gestione del POIN attrattori, e lo sappiamo che questo programma operativo interregionale, che stava andando malissimo, cioè era un programma fallito, ma non per la cattiva volontà di qualcuno, ma per l'incapacità effettiva delle regioni di mettersi insieme e di individuare un comune obiettivo. Ecco, recuperando questo programma, mettendo insieme le forze migliori di tipo tecnico-amministrativo, oltre che, diciamo, a livello politico, in questo momento noi non lo affrontiamo, abbiamo non solo recuperato risorse, è vero che le abbiamo recuperate usando molto quella tecnicalità che è la rendicontazione dei progetti retrospettivi, ma non serve il fatto di averle salvate e quindi di rispenderle nel Mezzogiorno, ma abbiamo anche costruito una relazione, una capacità di lavorare insieme. Poi abbiamo strutturato gli accordi operativi di attuazione. Questo è un valore fondamentale che ci portiamo paro paro nel prossimo ciclo di programmazione, e in questo ciclo di programmazione prossimo, attuale, perché è dal febbraio di quest'anno che abbiamo avuto la decisione comunitaria, in questo ciclo di programmazione la grande ricchezza e la grande esternalità, direi, che avremo è proprio quella di aver costruito un tessuto produttivo vero, e quindi di poter relazionarci meglio con un territorio che è quello in cui esiste il patrimonio culturale. Certamente la dotazione culturale, quindi l'intervento sugli attrattori, è fondamentale. Abbiamo bisogno di un consolidamento delle strutture. Adesso siamo in questa struttura questo museo che detiene un patrimonio meraviglioso, che denota però, dimostra tutte le carenze del fatto che non si è intervenuti, non si è potuti intervenire. Ci sono stati interventi di emergenza, per esempio perché qui era crollato nei giorni scorsi un pezzo di soffitto. Questo è uno dei grandi attrattori inseriti nel PON Cultura. Qui intorno deve crescere una imprenditorialità forte che si leghi e che riesca ad erogare servizi, diciamo, collaterali importanti, che non è solo la gestione del museo, anzi quella la terrei proprio da parte, è tutto quello che si può costruire con la narrazione di tutto quello che qui c'è, e qui come nelle altre parti del Mezzogiorno che abbiamo individuato come attrattori. Puntiamo moltissimo sulla capacità di interagire delle regioni e di valorizzare la complementarità col PON. I programmi operativi regionali devono essere complementari, non ci può essere sovrapposizione, ma ci sarà proprio una convergenza di azioni che si devono rafforzare l'un l'altro. Le relazioni ci sono con tutte le regioni del Mezzogiorno, devo dire onestamente con una certa difficoltà abbiamo portato avanti le relazioni con la Sicilia, se non altro perché c'è stato un cambio vorticoso di referenti, e ogni volta ricominciare da capo, avendo un interlocutore che cambia in continuazione, è abbastanza faticoso. Io credo che le risposte che noi diamo possono essere ragionevolmente considerate con ottimismo. Io sono fondamentalmente un ottimista, quindi non posso che dire così, ma vedo in questo momento storico il momento in cui veramente si può dare una svolta al nostro Mezzogiorno. Anch'io penso che lo dobbiamo continuare a chiamare Mezzogiorno, anche se è una parola che ha delle connotazioni forse negative, con questa visione di cultura fattore di sviluppo. Noi in Europa